Salve, scuole di uncinetto. In questo tutorial vedremo come si fanno gli aumenti in presenza di maglia alta. Abbiamo visto la maglia bassa, gli aumenti con la maglia alta, mezza maglia alta. Adesso vedremo gli aumenti in presenza della maglia alta. Allora, per iniziare il nostro campioncino, realizziamo subito il nostro cappietto per avviare il lavoro e poi realizziamo 10 maglie di catenella, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fatta la base del lavoro, puntate il dito sull'ultima catenella realizzata, gettate il filo sull'uncinetto e aggiungete altre 2 3 catenelle. Le 3 catenelle che abbiamo appena realizzato sostituiscono la maglia alta a inizio lavoro. Quindi gettate il filo sull'uncinetto, saltate la maglia che stavate marcando con il pollice e realizzate nella maglia che segue una maglia alta, quindi 1 e 2. In questo modo avete realizzato a inizio giro una prima maglia alta sostituita dalle 3 catenelle e nella maglia di base che segue una seconda maglia alta. Non so se ricordate come si realizza la maglia alta. Ho dei tutorial con delle scuole dedicate proprio alla realizzazione dei punti base e quindi anche della maglia alta. Se non ricordate perfettamente tutti i passaggi, vi consiglio di andarli a consultare, ma nel frattempo possiamo ripassare la maglia alta molto velocemente. Allora, la maglia alta si realizza così: si getta il filo sull'uncinetto, si inserisce l'uncinetto nella prima catenella di base disponibile, si pesca il filo, si porta sul fronte del lavoro, si getta di nuovo il filo sull'uncinetto e si chiudono prima le prime due asole, si getta di nuovo sull'uncinetto il filo di lavorazione e poi le seconde due asole. Quindi ha tre passaggi, un passaggio in più rispetto alla mezza maglia alta e due passaggi di più rispetto alla maglia bassa. Quindi realizziamo una maglia alta per ciascuna maglia di base e arriviamo a fine giro per vedere poi nel giro successivo come si realizzano gli aumenti in presenza di maglia alta. Vedremo gli aumenti durante il giro e a fine giro e inizio giro, sia mantenendo i bordi integri, uniformi, sia facendo il gradino a 90 gradi che stacca nettamente il lavoro rispetto a quello precedente. Ecco, fatto il primo giro di maglie alte, giriamo il lavoro. In che modo? Realizziamo una, due, tre catenelle. Voltiamo il lavoro, gettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia di base e nella seconda realizziamo una maglia alta. Come prima abbiamo realizzato due maglie alte, la prima sostituita dalle 3 catenelle e la seconda lavorata normalmente. Ipotizzando di dover aumentare le maglie in lavorazione durante il corso del giro, cosa che avviene diciamo in modo semplice, in modo ordinario, per esempio anche realizzando delle maglie operate, gli aumenti si realizzano così durante il giro ed è il modo più facile, più veloce per poter aumentare le maglie. Allora, come si fa? Si salta la maglia che è stata appena lavorata, si va nella maglia successiva e si realizza una prima maglia alta. Poi si getta il filo sull'uncinetto e si inserisce l'uncinetto nella stessa maglia di base
e si realizza una seconda maglia alta nello stesso punto di base. Quindi se sotto avevamo 1, 2, 3 maglie alte, sopra ne abbiamo 1, 2, 3, 4 ed è evidente che il giro che stiamo realizzando sarà incrementato di una maglia rispetto a quello precedente. Poi c'è la possibilità di realizzare anche un doppio aumento. In che modo? Inserendo in una maglia di base, anziché due, tre maglie alte. Quindi, non in questa, ma in quella che segue, realizziamo una prima maglia alta, una seconda maglia alta nello stesso punto di base, una terza nello stesso punto di base. Quindi se sotto avevamo 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, sopra ne dovremmo avere 8, perché 2 le abbiamo aumentate qui e una di là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi il nostro giro è stato incrementato di 3 maglie rispetto a quello precedente. Ora, l'aumento può essere realizzato anche a inizio e fine lavoro, mantenendo i bordi uniformi. Per realizzare questo aumento io normalmente realizzo un aumento rientrato, cioè non lo faccio proprio sulla prima e sull'ultima maglia in lavorazione, ma nelle maglie immediatamente precedenti e successive. Quindi vediamo come. Facciamo l'ultima maglia alta nell'ultima catenella di base, quella che sostituiva la prima maglia alta, realizziamo 3 catenelle per girare il lavoro, saltiamo la prima maglia che è quella che alla base ha le 3 catenelle e poi nella maglia successiva realizziamo il nostro aumento. Quindi facciamo una prima maglia alta, nello stesso punto inseriamo di nuovo l'uncinetto e facciamo la seconda. Questo che significa? Che non avendo l'aumento proprio nell'ultima maglia del giro, il nostro bordo sarà molto uniforme, non frastagliato e quindi in diagonale rispetto alla base, perché normalmente pian piano aumentando i giri diventeranno più lunghi e quindi questo bordo tenderà ad inclinarsi in diagonale sui lati laterali, però in modo uniforme, senza frastagliamenti, che è il sistema più ordinato per realizzare gli aumenti a inizio lavoro. Lo stesso lo possiamo fare a fine lavoro, a fine giro, realizzando l'aumento non proprio nell'ultimissima maglia in lavorazione, ma in quella precedente, nel penultimo punto alto del giro. Quindi avviamoci verso la fine del lavoro. Nelle ultime due maglie in lavorazione realizziamo l'aumento. Nella penultima maglia, anziché una, realizziamo due maglie alte, quindi una, gettiamo il filo sull'uncinetto e peschiamo il filo nello stesso punto di base e due. Poi gettiamo il filo sull'uncinetto e nelle 3 catenelle di fine giro che sostituiscono la maglia alta andiamo a realizzare il nostro ultimissimo punto alto. In questo modo abbiamo utilizzato l'aumento a fine lavoro, a fine giro e a inizio giro in modo rientrato, mantenendo uniformi i nostri bordi, che avranno un aspetto più ordinato rispetto all'aumento realizzato proprio sull'ultimissima e la primissima maglia, ma nello stesso tempo l'effetto dell'aumento si vede, perché come noterete la parte iniziale del lavoro è più stretta, la parte finale è arcuata perché è più ampia, il giro è più lungo. Adesso realizziamo un altro tipo di aumento, quello a inizio e fine lavoro, però sporgenti rispetto al corpo del lavoro, quindi con il famoso gradino. Allora,
Ipotizziamo di dover aumentare 3 maglie. Dobbiamo fare a inizio lavoro tante catenelle quante sono le maglie che dobbiamo aumentare, nel nostro caso 3, 1, 2 e 3, e altrettante catenelle quante sostituiscono la maglia che stiamo realizzando. Nel caso della maglia alta, altre 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Gettiamo il filo sul lavoro, giriamolo. E andiamo a inserire l'uncinetto nella quart'ultima, praticamente le prime 3 catenelle sostituiscono la maglia alta. La quart'ultima maglia è la base della maglia alta sostituita dalle 3 catenelle. Quindi inseriamo l'uncinetto qui nella terz'ultima. Avendo però sul fronte del lavoro la catenella completa con le due costine anteriori e posteriori e nella parte posteriore il filetto opposto che caratterizza la catenella. Quindi peschiamo il filo, tiriamolo fuori, gettiamo il filo sull'uncinetto e realizziamo una e due chiusure delle asole che caratterizzano la maglia alta. E abbiamo già aumentato una e due maglie, la prima con le 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta e la seconda una maglia alta tradizionale. Gettiamo il filo sull'uncinetto e nell'ultima catenella residua realizziamo il nostro terzo aumento. Quindi lo stesso inseriamo l'uncinetto sul fianco della catenella, avendo in alto la catenella completa con le due costine anteriori e posteriori e nella parte opposta il filetto retro della catenella. Quindi qui realizziamo la seconda maglia alta tradizionale. Gettiamo il filo sull'uncinetto, abbiamo 1, 2, 3 asole sull'uncinetto, chiudiamo le prime due. Gettiamo il filo sull'uncinetto, abbiamo una o due asole sull'uncinetto, le chiudiamo in unica soluzione e quindi qui abbiamo realizzato il primo aumento di 3 maglie alte, una, due e tre. Sporgenti rispetto al bordo, creando un angolo di 90 gradi al di fuori del corpo del lavoro. Poi proseguiamo normalmente il nostro lavoro fino a fine giro e vediamo come si fa lo stesso aumento, però dalla parte opposta. Quindi realizziamo il nostro gruppo di maglie alte fino alla fine del giro e realizziamo la nostra ultimissima maglia alta sull'ultima catenella delle 3 che abbiamo realizzato a inizio giro. Ora, alla fine del giro, dobbiamo realizzare una maglia alta che sporge rispetto al corpo del lavoro. Quindi dobbiamo creare la base su cui monta questa maglia e il resto della maglia stessa. Per fare questo, la maglia alta deve avere un passaggio in più. Quindi, se noi per realizzare la maglia alta gettiamo una volta il filo sull'uncinetto, per realizzare una maglia alta sporgente lo dobbiamo gettare due volte. Poi agganciamoci alla base del lavoro, quindi inseriamo nella costina di base il nostro uncinetto e in quella accanto, in queste due zampette di base, una e due. Gettiamo il filo sul lavoro e tiriamo fuori il filo dalle due zampette. Perché due? Perché una potrebbe allentarsi e creare un foro, mentre invece così è più sicuro l'aggancio. Così ci siamo semplicemente agganciati alla maglia di base. Gettiamo il filo sul lavoro e chiudiamo. Abbiamo sull'uncinetto una, due, tre, quattro maglie, quattro asole. Chiudiamo le prime due. In questo modo abbiamo creato la base della maglia alta che stiamo realizzando. Poi gettiamo il filo di uncinetto e chiudiamo le seconde due asole, gettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo le ultime due e abbiamo realizzato una maglia alta esterna alla lavorazione. Vediamo come si realizza
la seconda maglia alta, quindi gettiamo due volte il filo sull'uncinetto, una volta in più rispetto al normale, e inseriamo il filo dell'uncinetto nella prima zampetta di base e in quella che sta accanto, una e due. Questo per ancorare la maglia alta esterna alla base del lavoro. Gettiamo il filo sull'uncinetto e usciamo dalle due zampette, e in questo modo abbiamo attaccato la nuova maglia alta a quella precedente. Gettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo le prime due asole, e in questo modo abbiamo creato la base della nuova maglia alta. Quindi filo sull'uncinetto, chiudiamo le prime due asole e saliamo. Filo sull'uncinetto, chiudiamo le altre due asole e concludiamo la maglia alta. E questa è la seconda. Facciamo anche la terza. Due gettate sull'uncinetto, inseriamo il nostro uncinetto, ve le voglio far vedere più da vicino. Sono le zampette delle maglie alte. Questa e quella che sta alla base, una e due. Quindi ripetiamo, gettiamo due volte il filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto nelle due zampette di base, gettiamo il filo sull'uncinetto e lo tiriamo fuori dalle due zampette e ci siamo agganciati. Gettiamo il filo sull'uncinetto e tiriamo fuori delle quattro asole che abbiamo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, le prime due. E in questo modo abbiamo ricreato la base della nuova maglia alta. Gettiamo il filo sull'uncinetto, chiudiamo le ultime due asole, gettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo le altre due. E abbiamo ricreato le tre asole, scusate, le tre maglie conclusive del giro, le tre maglie alte, che sono opposte alle tre maglie alte di inizio giro. E sono esattamente in linea sullo stesso giro. Se noi avessimo realizzato lo scalino da quest'altra parte, dopo aver concluso il giro e iniziato il nuovo giro, le avremmo avute questa qui e quella sul livello successivo. Quindi le due metà non sarebbero simmetriche. Invece, in questo modo, se noi proviamo a sovrapporre le due metà, vediamo che sono perfettamente sovrapponibili e perfettamente simmetriche. Dunque, va da sé che non è detto che noi a inizio e fine giro dobbiamo fare uno scalino per forza così profondo. Potremmo anche aumentare semplicemente una maglia e questo sarebbe più semplice, semplicemente perché a inizio giro dobbiamo fare una catenella per ciascuna maglia aumentata e 3 catenelle che sostituiscono la maglia che stiamo realizzando, in questo caso la maglia alta. Se dovessimo fare una mezza maglia alta, ne dovremmo fare due, e se dovessimo fare una maglia bassa, ne basterebbe una. Poi gettiamo il filo sull'uncinetto, giriamo il lavoro e anziché fare la maglia alta sull'ultima catenella, la saltiamo perché l'ultima catenella è la base delle 3 catenelle che abbiamo appena realizzato, che sostituiscono la maglia alta, e in quella che segue realizziamo una maglia alta normale. E in questo modo questa maglia è esterna rispetto alla lavorazione, avrà la sua base e la parte dell'altezza della maglia alta stessa. Quindi, proseguendo con il lavoro e andando a fine giro, vediamo come si realizzano le maglie a fine giro. Ma non tre maglie come abbiamo visto prima, ma solo una maglia. Arrivata a fine giro, lavoriamo tutte le maglie, compresa l'ultima che è stata sostituita dalle 3 catenelle. Poi gettiamo due volte il filo sull'uncinetto per realizzare l'ultima maglia alta del giro, che avrà, come abbiamo visto, un passaggio in più rispetto alla maglia alta normale. Inseriamo l'uncinetto nelle due zampette alla base che stanno sotto, una e due,
una e due. Gettiamo il filo sull'uncinetto e tiriamo fuori l'uncinetto dalle due zampette e abbiamo ancorato la maglia alta alla base del lavoro precedente. Gettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo le ultime due asole e quindi abbiamo creato la base della maglia alta che stiamo realizzando. Gettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo due asole. Gettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo le ultime due. E così abbiamo realizzato una maglia alta in più sia a inizio e a fine giro sporgente rispetto al gradino più ampio che avevamo fatto in precedenza. Per il momento non ci sono altri argomenti. Se avete delle perplessità fatemi sapere commentando qui sotto. Il tutorial concluso, ci vediamo la prossima volta con un altro argomento. A presto!